5 studenti, proponendo come sanzione alternativa un servizio di volontariato alla Caritas. L'idea però non è piaciuta ai ragazzi. Sonia D'Ottavio. Tutto nasce dall'occupazione del liceo scientifico Croce al quartiere Colli Aniene. 15 studenti sono stati identificati dalla polizia e 5, ritenuti gli organizzatori della protesta, sono stati invitati a scegliere tra una sospensione di 6 giorni e altrettanti di volontariato alla Caritas. Altri provvedimenti disciplinari coinvolgono tutti gli studenti. Il preside ha cancellato la settimana dello studente e ha annullato tutte le gite scolastiche programmate. Ma iniziamo con ordine. A novembre scorso gli studenti occupano il loro liceo, chiedono maggiore attenzione alla struttura dell'edificio. Mancano porte ai bagni, ai servizi igienici, ma le serrande non vengono riparate. Ci sono... Vabbè, sì, non ci sono rubinetti, non è messa in sicurezza, la scuola è in sovraffollamento. Ci sono 873 persone quando ci dovrebbero essere massimo 600. Lì dietro a lei c'è un traliccio che non potrebbe stare qui. Tutta la scuola ha partecipato per delle cause comuni. Infatti il primo giorno abbiamo fatto appunto un'occupazione a porte aperte per cercare un dialogo con i professori e trovare delle soluzioni pubblicamente insieme ai professori. Non abbiamo trovato dialogo, abbiamo trovato soltanto uno sgombero forzato. 5 ragazzi vengono convocati dal commissariato di San Basilio e allora scoppia la protesta. Gli studenti questa mattina sono scesi in strada sostenuti dai Verdi in consiglio regionale, dal coordinamento studentesco Tiburtino, dall'associazione Radici Verdi del quinto municipio e dal centro sociale Intifada. Nel pomeriggio si è svolto l'incontro tra il consiglio dei docenti e i rappresentanti degli studenti che hanno chiesto un confronto aperto e una nuova valutazione dei provvedimenti disciplinari già irrogati. Domani la risposta del preside. Doloso e quasi